Perché sono in biblioteca? Ero andata a dormire nella mia camera. Come ci sono finita qui? Oh no! Alla fine è accaduto anche a me. Il mio peggior incubo è diventato realtà. Per la prima volta sono in ritardo per la lezione! Tutto bene? Sì, ce l'ho fatta! Che strana storia! Sei sempre arrivata in anticipo alla lezione prima d'ora! Qualcosa non va? Ragazzi, penso che il mio nuovo incantesimo farà drizzare i capelli ad Astoria per un bel po' di tempo. Ogni meraviglioso regno nella terra delle favole ha un saluto tipico che lo contraddistingue. Il vostro compito è memorizzarli tutti per l'esame. Inizio ad elencarli. La stretta di mano del regno delle mani. La stretta di piedi del regno dei piedi. Questo è solo un abbraccio? Certo, ma che dura ben 23 minuti. È il saluto cerimoniale degli spezzamagia di Princessia. Direttrice Cenerentola, posso fare la dimostrazione con Hook? Oh! No, no! Io voglio fare la dimostrazione con Hook! No, è stata una mia idea! No, faccio io! Ragazze! Ognuna di voi potrà esercitarsi nel saluto di Princessia con Travis! Proprio come immaginavo. E ora, ragazzi, impareremo i saluti del famoso regno del Galateo. Saltellate su una gamba sola e solo dopo offrite un ananas. Vai in giro con un ananas. Bisogna essere sempre pronti. Direttrice, veramente dovrebbe saltare su una gamba sola. Oh. Astoria sembra essere tornata in sé, per fortuna. Anche se è strano che non sia arrivata in anticipo come al solito. Già, spero che non ritardi il giorno dell'esame. Lei è l'unica che ha memorizzato tutti i 157 passi del saluto reale del Ducato del Drago di Zolfo del Sud. Non è così difficile. Muovetevi velocemente. Dovete toccarvi la mano destra, poi la sinistra, poi un piede, limate le ali di un drago, piegatevi all'indietro e fate una verticale. Questo esercizio mi fa davvero bene! Ok. Ci sono, sembra facile. Poi ruotate la testa 10 volte e lasciatela girare come una trottola. Yuhu! Credo di aver capito. Sono molto serie, ragazzi. Mi serve il vostro aiuto. Svegliarsi in biblioteca non è stato affatto piacevole. Deve essere opera di un rapitore malvagio che ha la passione per i libri. Oh, sembra pericoloso. Esatto. Il rapitore era talmente preso dalla lettura che si è dimenticato del rapimento. Sicuramente tornerà stanotte per finire il suo lavoro. Quindi sarà meglio tenerla d'occhio. Wow. Vi ringrazio, ragazzi. Oh, ho una cosa che ti farà rilassare. Disegna la rosa scarlatta. È arrivato il momento di rilassarvi tutti. Scusa. Caspita, quella tisana funziona veramente. Trovo entusiasmante stare svegli nel cuore della notte. Mm.
sia meglio andare a controllare la storia. Lasciamola riposare tranquilla. Le dimostreremo la nostra amicizia catturando il suo rapitore mentre dorme. Beh, ora svegliamola. Astoria! Shh! Aspettate un momento, ragazzi. Penso di aver capito cosa sta succedendo. No! Seguiamola! No, non preoccupatevi. I suoi capelli risolveranno la situazione. Lo hanno messo in fuga. È veramente impressionante. E siamo di nuovo alla torre della biblioteca. Credo che il mistero sia ormai svelato. Oh, è proprio come avevo sospettato. Astoria ha i capelli edera dei rapironzolo. I capelli vogliono aiutarla a realizzare il suo sogno più grande, capisci? Noi siamo qui. Oh, scusate, ho passato troppi anni in una torre. Lo so io, lo so io! Il sogno di Astoria è diventare direttrice della scuola! Esatto, ma i suoi capelli edera sono stati stregati da un incantesimo, quindi adesso stanno agendo con troppa fretta nel trasformare il suo sogno in realtà. Oh, ecco perché la portano sempre in biblioteca, per farla studiare. Proprio così, ma non vi preoccupate, questo shampoo magico riuscirà a lavare via l'incantesimo dai suoi capelli. Però per avere l'effetto desiderato va applicato il primo giorno del mese. Ma non dimenticate, i capelli di Astoria non dovranno accorgersi del lavaggio, si ribellerebbero. Ragazzi! Potrei sapere perché mi sono svegliata nella torre della biblioteca? Ancora una volta? Oh, per risolvere il tuo problema non possiamo dirti nulla. Scusaci. Astoria, sta tranquilla. Siamo qui per trovare una soluzione. È questo che fanno i veri amici. Grazie, Rose. Cerca di assicurarti che io mi presenti all'esame o prenderemo un brutto voto. Beh, per sicurezza, mi sono esercitata nel saluto cerimoniale del Principato di Schnoz. Astoria mi ha trattato come una sorella, insegnandomi tutto sulla terra delle favole. Quindi ora tocca a me aiutarla. Le tue parole sarebbero state commoventi se non avessi... lo sai... Grazie, Joy! Ragazzi, proteggeremo Astoria mentre cammina, vola, saltella o qualunque altra cosa faccia a scuola. E soprattutto attenti a non svelarle il piano. Se i suoi capelli edera dovessero accorgersene, si infurierebbero. Oppure potremmo scoprire chi le ha lanciato l'incantesimo e attaccarlo. Ok, questo è il momento di aiutare la nostra amica. L'incantesimo ormai è stato lanciato. Incredibile! Nonostante quello che dice mia nonna, e anche i professori, e tutti quelli che hanno un minimo di autorità, sembri una ragazza responsabile. Oh, grazie! Io adoro ricevere dei complimenti! Ah!
Durante la pausa potremo visitare la terra dei draghi. Devi sapere, cara, che la loro biblioteca Vulcano è fornitissima. Oh, ragazzi, io non credo di poter resistere ancora per molto. Oh. Coraggio! Domani spezzeremo quell'incantesimo. Oh, shh. Dai, andiamo. Ci sono libri davvero interessanti. Storia. I suoi capelli partivano sempre alla stessa ora. Perché sono andati via così presto? Perché oggi non sono diretti alla nostra biblioteca, ma ad un'altra molto lontana della Regal Academy, la biblioteca Vulcano nella Terra dei Draghi. I suoi capelli ne avranno sentito parlare di certo dalla professoressa Raperonzolo. Ah no, non posso crederci! Dobbiamo assolutamente fare lo shampoo ai capelli di Astoria! E anche tornare in tempo in classe per l'esame! Ragazzi, Astoria non ci perdonerà mai e poi mai se prenderemo un brutto voto per salvarne la vita! Forza ragazzi, scendiamo! Ragazzi, eccola! Guardate lassù! Stavolta sono nella biblioteca Vulcano segreta! Ma perché? Siamo qui! Andrà tutto bene! Oh, Astoria Raperonzolo! Sciogli... Oh, fallo dire a me, fallo dire a me, fallo dire a me, fallo dire a me! Con piacere! Oh, Astoria Raperonzolo, sciogli i tuoi capelli! Sapere che cosa sta succedendo! Credo sia il momento di raccontarmi tutto! Sì, incantesimo del letto! Dobbiamo lavarlo via dai tuoi capelli! Ah!
Magia della neve! Magia della rana! Scusa! Sto bene! Ah, nessun problema! Ah, perché ce l'hanno soltanto con me? Magia della furia! Sciacquati. Oh. Ah, magia della neve! E ora basterà scioglierlo per creare una doccia. Ma come faremo a sciogliere tutto questo ghiaccio? Stai scherzando? Hai dimenticato che siamo draghi? Per tutte le rane! Non avete pensato neanche un momento a noi, vero? Pensavo che fossimo amici. Oh no! Ma certo che siamo amici, tesoro. Davvero? Ora dimmi come mi chiamo. Oh, ecco. Wow, non ci posso credere, Rose. L'hai pronunciato perfettamente. Scusa se ho dubitato di te. Prego, comunque non mi chiamo così. Prima stavo scherzando, ovviamente. Oh, beh, ti ringrazio. Oh, figurati. Ti va di vederci dopo la scuola qualche volta? Oh, qualunque sia il tuo nome, mi piacerebbe tantissimo! Comunque mi chiamo Dinkus. Uno shampoo stregato? Ma perché non ci ho pensato prima? Non vedo l'ora di sostituire tutti i flaconi della scuola! Fate attenzione! Ragazzi, sembra che Rose non ce l'abbia fatta. Buongiorno, direttrice. E questo che cos'era? Beh, questo era il saluto cerimoniale della penisola dei parrucchieri incompresi. Penso di meritare un bel voto extra. Ora, se non le dispiace, devo sostenere l'esame di oggi. Ehi, guardate un po' qui! Sono riuscita a ottenere il miglior voto di sempre! E questo grazie a te e ai nostri amici! Un amico accanto a te
super fantastico, sai, col sorriso accendere.